Il governo sta, diciamo, valutando se fare come in Francia, ovvero approvare appunto un Green Pass che sia valido anche per ammettere i clienti nel ristorante. Lei che ha un'attività, che cosa ne pensa? Penso che sia il primo passo per uscire dalla pandemia, che altrimenti non ci troviamo un'altra volta a settembre, ottobre, con le stesse restrizioni dello scorso anno. Quindi credo che sia l'unica alternativa, altrimenti veramente non ne usciamo e passerà ancora un altro anno, quindi e moriranno altre attività. Credo che sia penalizzante, credo che sia anche inutile sotto il punto di vista, anche sotto tutti i punti di vista. Sono sconfortato per la gestione che il governo italiano sta adottando da un anno e passa, quindi credo che sia limitante sotto tutti i punti di vista per una ripresa economica. Noi napoletani purtroppo viviamo questo grosso dramma, che abbiamo difficoltà a protestare perché siamo sempre fraintesi. Senza fare discriminazioni, magari a Milano si protestano dei ristoratori, protestano. Se lo facciamo noi diventiamo camorristi, non si capisce perché. Questa è una cosa che ci offende terribilmente, anche perché noi siamo un popolo meraviglioso e vogliamo lavorare, vogliamo stare in pace. Io non penso che sia una cosa tanto costituzionale, a parte che comunque non si può, essendo che il vaccino non è obbligatorio, non dovrebbe essere neanche così discriminatorio poi poter ospitare sì o no pure persone vaccinate o non vaccinate. Se si vaccinano tutti e questo Green Pass l'hanno tutti, allora può essere una cosa positiva, ma se le persone a causa del Green Pass non vengono al ristorante, noi già stiamo subendo grossi danni perché il turismo è calato tantissimo. E non vorrei che poi questa cosa non fa venire i clienti al ristorante. Ormai ci siamo infilati in un labirinto dove tutti quanti noi purtroppo non abbiamo altra via d'uscita. Se il caso fosse, diciamo, dell'obbligo della cosa, a non poter far sedere delle persone a tavola quando poi ci sono miliardi di assembramenti sui mezzi pubblici, sotto qualsiasi punto di vista se tu cammini. Credo che sia pura demagogia, dico la verità, non c'è un senso logico a quello che si sta facendo. Io non vorrei che poi questa cosa diventasse poi un modo per essere, non dico per far nascere una nuova forma razziale, perché sarebbe esagerato, però ecco, un modo per emarginare chi magari ostinatamente la pensa diversamente. Non è possibile che tutti quanti siano vaccinati nell'arco di questi mesi. Però è un provvedimento che se viene, diciamo, reso obbligatorio è ben accetto per cercare di risolvere il problema, se è uno dei motivi determinanti. Se nel caso che si presenta senza Green Pass cerchiamo un attimino di trovare una soluzione, diciamo, di farla entrare lo stesso, perché poi è una discriminazione secondo me a questo punto lasciare fuori un cliente anche se è un cliente abituale. Cerca comunque di accontentarlo. Tu andresti in difficoltà qualora un cliente arrivasse senza il Green Pass chiedendoti chiaramente di sederti, di Beh mangiare? sì, ma sia moralmente che poi rispetto comunque a questa persona che magari vuole mangiare non la possiamo ospitare. Stiamo lavorando poco, non è che si stanno facendo i numeri che si facevano in passato. Quindi se un cliente viene, non ha il Green Pass, io gli devo dire non ti posso far entrare, lo posso pure fare, però comunque ci sta da parte mia, è complicata la situazione. Si creerebbe, penso, dei fastidi e dei malcontenti al di fuori del locale, che comunque vedi tra, magari c'è una persona che è vaccinata, quell'altra che non c'è il Green Pass, qui vede entrare quell'altro e mi deve rimanere fuori, magari è una cosa bella tosta da digerire. Fino a quando è libero, cioè fino a quando dà la possibilità di scegliere tra una persona di non farlo, lui può benissimo mettere un fatto. Io quindi non posso stare continuamente a chiedere se ce l'hanno, se non ce l'hanno. Lavorativamente diventa difficile. Devi tenere una persona dedicata a fare questo, quindi ci diventa complicato pure a noi come gestire la situazione. Magari i clienti si stuferanno pure di fare tutta questa trafila per andare a mangiare un piatto di pasta. Credo che bisogna creare o fai un obbligo di vaccino, però non è democrazia questa, oppure andiamo avanti e cerchiamo di gestire la situazione, dando le distanze, rispettando re le regole, non come si sta facendo adesso, un'anarchia totale.
la sera non ci sono controlli, non ci sono mai stati delle forze dell'ordine. Se ci sta questo problema e abbiamo due vie di uscita noi, o la mascherina o avere il vaccino già fatto, senza queste cose qua non ne usciamo. Preferisco lavorare meno, ma lavorare di continuo e non fermarmi un'altra volta. Adesso ci stiamo di nuovo un po' riprendendo come l'estate scorsa, ma avere di nuovo delle restrizioni forti, una mazzata. Napoli si mantiene, Napoli è una polverina, qua sarà una bomba d'oro. La cosa che si vede all'orizzonte di un probabile giallo un'altra volta, veramente, veramente, ma lo dico veramente, lo dico con cognizione di calcolo, fa veramente paura a noi partite IVA, perché siamo stati trattati malissimo dallo Stato, molto male. Molte partite IVA ormai sono nelle grinfie degli usurai, le banche hanno girato le spalle a tutti quanti, chi aveva qualche risparmio l'ha finito e praticamente se ci sarà una nuova chiusura sarà veramente la goccia che farà traboccare il vaso.